Ciao a tutti, sono Nese e oggi voglio aprire con voi queste nuove blind bags. Allora, sono riuscita a recuperare nuovi marchettini, cioè nel senso gli ultimi che erano rimasti prima che li mandassero indietro, perché come sapete in edicola non ci sono più. Io ne ho presi ben 4, quindi avremo questo più altri 3 che aprirò in prossimi video, perché so che piacciono a molti di voi e quindi ne ho presi alcuni prima che li mandassero via. Questi sempre gli ultimi rimasti di Star Wars, ne ho presi 3 per una mia amica e ho preso questo per me. Poi questo me li ha mandati, alcuni di questi me li ha mandati Fairy Ship e quindi la ringrazio tantissimo, ha fatto un acquisto da me, ha acquistato Vision degli Avengers, quello pop che mi era arrivato se vi ricordate, e insomma, oltre a pagarmi, mi ha anche dato queste in cambio di alcune mie creazioni in colla a caldo. E quindi la ringrazio davvero tanto. E questo mi è arrivato nel pacco regalo che mi ha mandato Puella Me. Quindi la ringrazio moltissimo. E questi non li ho mai aperti, quindi sono molto, molto curiosa. Allora, prima cosa apriamo questo. Come sapete già, l'ho recensita la bustina, quindi ora lo apro. Eccolo qua. Allora abbiamo, dunque, vediamo un po'. Abbiamo questa carta che è di R2D2, che ha quel robottino bianco e blu, appunto. Vediamo chi c'è all'interno. Che carino! È tutto dorato. È C3P8, credo che sia il nome. Scusatemi, ma non sono super informata riguardo Star Wars. Però questi qua degli Abatons. Questi qua degli Abatons Disney mi piacciono moltissimo. Questo è molto 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 carino e lo aggiungo alla mia collezione. Quindi abbiamo lui. Poi direi di aprire, vediamo un po'. Apriamo i gattini perché non li avevo mai aperti. Questa è la bustina Pocket Box e c'è dentro un accessorio, uno sticker e due gattini e un booklet ovviamente. Eccoli qua e costano 2,50 euro. Quindi direi di aprire, però lo apro con le forbici. Eccoci qua, vediamo un po' che cosa c'è. Allora, vediamo se c'è il booklet. Se riesco a tirarlo fuori. Ok, eccolo qua. Allora, wow, ci sono tantissimi tipi di gatti. Bene, perché io non li conosco, quindi almeno leggerò il nome. Vediamo un po'. Sono in una scatolina come quelli della Disney. C'è altro? No, non c'è altro. Ok. Allora, vediamo un po', la scatolina è così come quella dei fiammiferi. Che carini! Allora, abbiamo un gattino nero. Questo piacerà a Ali sicuramente. Che carino, se le piace magari glielo mando, se lo vuole. Che carino, un gomitolo di lana fucsia. E questo qua che mi piace tanto è a strisce bianco, nero e grigio. Poi c'è questo sticker e qui c'è un divano. Carino. Questo è uno sticker di un gattone peloso che gioca con. Non ne ho idea, credo sia sempre Filo, non lo so, non ne ho proprio idea. E ha degli occhi veramente inquietanti. Ok, quindi abbiamo questi gattini. Sono fatti abbastanza bene, tutto sommato, essendo così piccolini, sono molto carini. Mi piace tanto questa pallina di Filo. Ho visto anche delle lettiere. Cucce, i pali, quelli dove si affilano le unghie, eccetera. Allora, direi di andare su questi minifigures Lego. Tanto la bustina l'ho già recensita. Vediamo chi. Topolino! Abbiamo Topolino. Vediamo la checklist. Come al solito, eccola qua. Sto ancora cercando qualcuno dei personaggi, ma. Questi due li ho già trovati e ora ve li faccio vedere. Però ecco, a parte questo, insomma, sono abbastanza soddisfatta di quelli che ho. Montiamo Topolino. Corpo molto semplice. Eccolo qua, carino. Carinissimo. Molto, molto, molto carino. Eccolo qua, Topolino. Poi passiamo all'ultimo e poi vi faccio vedere gli altri Lego che ho. Oppure magari ve li faccio vedere in un prossimo video. Sì, dai, ve li faccio. Tanto ho un altro Lego da aprire, quindi, o altri due, credo. Quindi, allora, questa c'è la solita posterino.
Berenice lucidatrice, che ce l'avevo, ma l'ho data nel giveaway. Vediamo chi abbiamo trovato. Che carino il gelato! Eccolo qua, che carino! Molto carino, è rosa. E sì, mi piace, abbastanza carino, devo dire. Quindi, se vi interessa vedere Alice lo stregatto, aspettate uno dei prossimi video in cui apro i Lego. Che bello! Allora, abbiamo trovato queste cosine qua. I micetti. Ah, pallina rotola via. Poi questo. E questo. Eccoli qua, carini, mi piacciono. Che ne dite? Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, a me piacciono veramente tanto tutti quanti. E niente, detto questo, vi mando un salutone, un bacione, mettete like, commentate, iscrivetevi al mio canale se vi va e se non l'avete già fatto. Presto ci sarà un giveaway, quindi restate sintonizzati. E vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!